altro dal titolo La valutazione di impatto ambientale, norme, procedure, studi. Buongiorno, io sono Norina D'Agostini e vi darò un supporto nel corso di questo webinar. Come vi dicevo, il titolo è appunto La valutazione di impatto ambientale, norme, procedure, studi. Farò una breve introduzione a questo incontro prima di lasciare la parola ai relatori. Dunque, questo webinar, questo evento si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto alla operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è, insieme al Delivery Unit nazionale, un progetto attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance. Il Dipartimento, scusate la slide è andata un pochino avanti, il Dipartimento ha dato mandato al Form SPA di attivare appunto il progetto. Qui vediamo nel dettaglio quelli che sono stati i temi, le tematiche trattate nel corso appunto dei webinar e dei seminari realizzati nell'ambito del progetto. Vi do appunto riguardo a questo qualche dato, qualche numero. Sono state realizzate 116 attività di formazione tra seminari, webinar e workshop. E c'è stata la partecipazione di oltre 29.000 partecipanti e oltre 2.000 amministrazioni. Tra i partecipanti ci sono stati liberi professionisti con i loro ordini professionali, imprese e associazioni di categoria. Nella slide successiva vediamo invece quali sono stati i temi trattati nei mesi di novembre e dicembre 2020, i temi per webinar e focus dei centri di competenza che ne hanno curato la progettazione, programmazione e realizzazione. Li leggiamo velocemente insieme: il procedimento unico all'interno dello sportello unico attività produttive ed edilizia, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione, zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa e infine norme regionali di semplificazione. Qui invece nella slide proiettata vediamo quali sono i temi dei webinar in programma. Norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50, scusate la slide. Ecco qui, norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione. Le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, quindi il tema del webinar di oggi, le novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e riguardo a questa tematica vi vogliamo informare del fatto che è previsto il 16 febbraio un webinar a partire dalle ore 10, dal titolo appunto Le novità del decreto semplificazioni in materia di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Sarà possibile iscriversi a questo incontro previsto appunto il 16 febbraio a partire da oggi pomeriggio, sempre sul sito di Eventi PA, dove troverete naturalmente anche tutti i dettagli dell'incontro. L'ultima tematica appunto dei webinar in programma è quella relativa alla sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Andiamo avanti velocemente, queste sono le regioni con i centri di competenza attivati: Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Sardegna. E qui vediamo appunto come il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e come i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. Qui vediamo quali sono stati i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati, analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale,
cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione, affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e infine strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida e infrastrutture tecnologiche. I centri di competenza si sono rivelati dunque strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti proprio in ambito di programmazione. Vediamo qui alla pagina di eventi PA dove appunto potete trovare tutti gli incontri, tutte le attività di formazione che sono state realizzate nell'ambito del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione e veniamo quindi alla giornata di oggi, all'incontro di oggi. Dopo questa mia breve introduzione lascerò la parola naturalmente alle relatrici e ai relatori di oggi, che sono la dottoressa Carmen Iuvone, il dottor Massimo Pugioni, la dottoressa Giuseppina Liuzzo, che sono esperti di semplificazione appunto del Formez PA. Come di consueto, intorno alle 11:10 lasceremo dopo gli interventi, lasceremo di nuovo la parola appunto ai relatori e alle relatrici per rispondere alle domande che vorrete porre in chat. Alle 11:30 è prevista appunto la chiusura dell'incontro. Qui nel dettaglio intanto vediamo già collegata la dottoressa Carmen Iuvone per il primo intervento, vediamo nel dettaglio gli interventi di oggi, le modifiche introdotte al decreto semplificazioni al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, le recenti novità sulle procedure di VIA, gli aspetti tecnici, contenuti e modalità degli studi per la valutazione di impatto ambientale. Come vi dicevo, potete scrivere in chat, nella chat le domande, da porre ai relatori e alle relatrici. E, come di consueto, questo evento sarà registrato e metteremo a disposizione la registrazione e le slide sul sito di Eventi PA proprio sulla pagina dedicata all'evento stesso. Vi ricordo che per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti partecipano almeno al 20% della durata del webinar e saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi e sono scaricabili autonomamente. La registrazione e le slide vengono invece messe a disposizione il pomeriggio della giornata di oggi. A questo punto non mi resta che augurarvi buon lavoro, lascio la parola alla prima relatrice, la dottoressa Carmen Iuvone, e provvedo a proiettarne le relative slide. Grazie, grazie dottoressa, prego. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar sul procedimento, sulle novità recentemente introdotte dal decreto semplificazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui definizione contenuta nell'articolo 5 del codice dell'ambiente evidenzia appunto la finalità e l'oggetto di questa importantissima procedura che attiene a tutti i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e territoriale. E quindi la finalità precipua di questa procedura è quella di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema. Queste finalità hanno in gran parte derivazione di carattere comunitaria, i principi europei di precauzione e prevenzione dell'ambiente che derivano appunto dal Trattato di Lisbona che afferma il principio in base al quale la politica eurounitaria in materia ambientale è proprio basata su un'azione preventiva dei danni ambientali, nonché
il principio che è stato successivamente affermato dell'elevato livello di tutela della protezione ambientale. Cosa vuol dire? Che nell'ottica di un bilanciamento tra interessi contrapposti, quindi gli interessi allo sviluppo economico e quelli della protezione ambientale, l'ambiente viene ad avere sempre una considerazione elevata e di maggior tutela, proprio per le importanti e rilevanti ricadute che può avere su valori fondamentali, quale quello della salute umana. Certamente, ecco, è molto interessante comprendere l'interpretazione e l'evoluzione di questa procedura alla luce anche della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, che ha in più occasioni avuto modo di pronunciarsi su contenziosi attinenti all'espletamento di questa procedura amministrativa e proprio perché gli interessi coinvolti sono molteplici e spesso tra di loro contrastanti. Tra le molte pronunce ho richiamato una recentissima decisione del Consiglio di Stato del 2020, che voi potete trovare sul sito della Giustizia Amministrativa, che affronta proprio anche il tema del decreto semplificazione e che stabilisce che cosa? Ho riportato un breve passaggio che possiamo scorrere rapidamente, in base al quale la procedura di VIA e a supporto per l'autorità competente ed è finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione e autorizzazione. In altri termini, si tratta di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema e promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Proprio la declinazione di quei principi europei che abbiamo poc'anzi richiamato. Quindi, diciamo, anche la giurisprudenza amministrativa, qui ho richiamato anche ulteriori pronunce che potranno essere oggetto appunto di valutazione per ulteriori approfondimenti, ma è stata ampiamente esaminata anche dalla Corte Costituzionale, proprio perché su questa procedura c'è stato un forte contenzioso costituzionale sull'ambito della definizione delle competenze tra Stato e Regioni, proprio perché nel nostro ordinamento, alla luce dell'articolo 117,1 lettera S della Costituzione, spetta allo Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre invece alle Regioni spetta la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e quindi spesso c'è stato su questa tematica dell'ambiente, materia trasversale tra i diversi livelli competenziali, un forte contenzioso costituzionale. Tra le varie pronunce della Corte, ecco, mi limito a riportarne soltanto una, proprio perché diciamo in maniera molto emblematica individua la valenza di questa procedura di VIA. Istituto comunitariamente necessitato, essa ha rappresentato sia sin dalle origini uno strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un'attività antropica sulle componenti ambientali e di conseguenza sulla stessa salute umana. Ecco, questo è abbastanza interessante dove si dice, si evidenzia che la VIA ha giuridicamente una natura anfibia. Per un verso conserva una dimensione partecipativa e informativa e su questo aspetto torneremo tra breve, volta a coinvolgere e far emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un'opera di impatto ambientale e peraltro possiede una funzione autorizzatoria rispetto al singolo procedimento esaminato. Proprio questa definizione fornita dal giudice delle leggi riporta in maniera molto emblematica la complessità di questa procedura di VIA, in cui da un lato si vuole garantire scusate, c'è stato un problema della dottoressa Iuone, probabilmente è un problema proprio di connessione internet.
adesso proviamo a ristabilire. Sì, è un problema generale. Eccola qui di nuovo. È un problema di tutti, è proprio un problema della dottoressa Iovone, quindi non la vediamo, nessuno di noi la vede. Ecco, prego dottoressa, se ecco qui, c'è stato un sì, un Blackout. sentiamo, Però sentiamo, generale, prego. di carattere generale, penso, no? Generale, Sì. sì, praticamente nessuno ha Benissimo. smesso di vederla e sentirla. Sì, Ecco, ok, allora prego. diciamo, questo voleva essere un pochettino l'inquadramento sulla base dei principi sanciti proprio anche a livello di giurisprudenza costituzionale, che rappresenta una cornice comunque molto importante da tenere presente. Ovviamente non mi dilungo su questo aspetto, rinvio alla lettura e al richiamo di queste decisioni. Quindi diciamo, da dove siamo partiti? E sul fatto che appunto si tratta di un procedimento di derivazione comunitaria, concetto ribadito anche a livello giurisprudenziale, proprio perché anche con il decreto legislativo numero 104 del 2017 sono state recepite le modifiche apportate da una direttiva del 2014. Da dove nasce la necessità di introdurre alcune delle modifiche del decreto semplificazioni? Dal fatto che la Commissione europea, in data 12 febbraio 2020, ha avviato con una lettera di costituzione in mora una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non conformità alla normativa europea in materia di VIA. Ad avviso, infatti, della Commissione, alcune parti di queste direttive non sono state in maniera diciamo completa recepite nell'ordinamento italiano e pertanto con il famoso decreto semplificazioni numero 76 del 2020, in particolare con l'articolo 50, sono state introdotte una serie di disposizioni finalizzate alla razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e sono state apportate numerose modifiche alla seconda parte del decreto legislativo numero 152 del 2006, il codice dell'ambiente. Finalità sono state sostanzialmente due. Da un lato, accelerare le procedure, riduzione, e ridurre, accelerazione, scusate, delle procedure e riduzione dei termini precedenti, previgenti, per evitare ritardi e blocchi nei procedimenti autorizzatori. Questo, diciamo, è ben noto come aspetto problematico della procedura di VIA, che proprio per la sua complessità, per quell'aspetto che abbiamo richiamato poc'anzi, il fatto che c'è da un lato una fase di partecipazione e di consultazione di tutti i soggetti interessati, che come sappiamo per le procedure ambientali è un ambito particolarmente ampio e garantito, come vedremo tra poco, e dall'altro la necessità appunto di arrivare alla conclusione di una procedura autorizzatoria di un impianto, di un'opera avente particolare impatto sull'ambiente. Quindi sono stati introdotti tutta una serie di ritocchi, diciamo, sui termini procedurali, proprio per garantire una maggiore fluidità, snellezza, rapidità di questo procedimento. Dall'altro lato, l'altra finalità è stata quella di allineare la disciplina nazionale a quella europea, al fine di superare questa procedura di infrazione che ho richiamato poco fa. Infatti, la Commissione europea ha evidenziato che praticamente l'Italia non abbia ottemperato ad alcuni obblighi riguardanti in particolare le modalità di consultazione del pubblico, la disciplina delle consultazioni trasfrontaliere nel caso di progetti proposti in Italia che possano interessare altri Stati membri, la comunicazione di informazioni pratiche sull'accesso al ricorso amministrativo e giurisdizionale, le misure per evitare conflitti di interesse. E quindi qui, diciamo, in questa slide, riassumo le novità del decreto semplificazioni per rispondere
a questa procedura di infrazione che ci è stata promossa. E quindi in particolare vediamo rapidamente per punti, certamente non riusciamo ad addentrarci in maniera approfondita sui singoli aspetti, per ragioni appunto di tempo, perché diciamo è una procedura veramente molto complessa e articolata. Quindi per quanto attiene al primo aspetto, le informazioni sulle procedure di ricorso, è stato introdotto questo nuovo comma 4 bis all'articolo 9, in cui si prevede l'obbligo in capo all'autorità competente di pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale delle informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. E si stabilisce che in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere. Quindi qual è la ratio di questa previsione? È quella di rendere maggiormente accessibile a tutti e anche più chiara l'accesso alle procedure per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Poi l'altro profilo, sempre oggetto di rilievo nella procedura di infrazione, le misure per evitare conflitti di interesse. Quindi l'articolo 7 bis, competenze in materia di VIA, al comma 6, caso di procedimenti in cui vi sia coincidenza tra autorità competente e procedente. Le autorità competenti devono evitare l'insorgenza di situazioni che diano luogo a situazioni di conflitto anche soltanto potenziali. E infine le modalità di consultazione del pubblico. Importantissima questa diciamo, previsione, articolo 24,7, tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, sono resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione a cura dell'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. Quindi, diciamo, questo è un primo aspetto che abbiamo esaminato per le prime modifiche introdotte dal decreto semplificazioni con questo articolo 50, quindi una risposta alla comunità europea rispetto alla procedura di infrazione. Dopodiché, la norma praticamente riscrive una serie di termini, ecco, un'accelerazione procedurale rispetto a una di queste fasi del procedimento di VIA, quello che è disciplinato dall'articolo 19 del codice ambiente, che proprio è rubricato modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, cioè la fase, diciamo, propedeutica. Adesso vediamo anche il Consiglio di Stato con quella decisione del 2020 come definisce il rapporto tra questa procedura di screening e quella di VIA vera e propria. Ma esaminiamo prima le modifiche procedurali. Qui, questa è una parte, diciamo, un pochettino più tecnica, in quanto la norma è stata integralmente sostituita dal decreto semplificazioni e quindi in primo luogo l'autorità competente al comma 2 si precisa che deve provvedere alla verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale per la verifica formale della documentazione. E può richiedere l'autorità competente una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. Quindi questa modifica ha una chiara finalità acceleratoria, proprio per evitare quei blocchi procedurali di cui parlavamo all'inizio di questa esposizione. Poi viene ridotto il termine a disposizione del proponente per trasmettere chiarimenti e integrazioni richiesti da 45 a 15 giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere alla archiviazione.
Poi, molto importante, è un po' una carrellata procedurale che quindi può, come dire, essere poi, rivista attraverso appunto le disposizioni dell'articolo 19. Il comma 3, la pubblicazione dello studio preliminare ambientale, si prevede che l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta incompleta, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. Contestualmente l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni, a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet. Quindi anche in questo caso la finalità della norma è quella di condividere il più possibile le informazioni sullo studio ambientale con un ampio utilizzo della telematica, che è appunto lo strumento che consente la più rapida e maggiore diffusione delle varie informazioni. Altre modifiche, sempre a carattere procedurali, attengono al comma 4 e al comma 6, il termine di 45 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale, alla documentazione allegata, e poi il comma 6, la riduzione da 30 a 20 giorni del periodo per il quale l'autorità, competente può disporre la proroga per una sola volta in casi eccezionali del termine per l'adozione del provvedimento di verifica. Si dispone anche l'inserimento dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'autorità competente della comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e della data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. Anche in questo caso queste disposizioni hanno una chiara finalità acceleratoria, volte a superare eventuali blocchi procedurali. Di rilievo sono anche le modifiche del comma praticamente 10, sempre la pubblicazione che prevede sempre la pubblicazione sul sito internet del provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA, quindi per consentire a tutti di poterlo consultare, e poi si conferma la perentorietà dei termini per il rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità VIA con un richiamo alle disposizioni della legge 240 41 del 90, in particolari commi da 9 a 9 quater. Quindi si cerca, come dire, di definire un binario il più possibile, praticamente stringente della tempistica, anche con la nomina di un titolare di un potere sostitutivo che, qualora la competente commissione di VIA VAS non si sia pronunciata, deve acquisire il parere dell'ISPRA, l'Istituto di Protezione Ambientale, entro il termine di 30 giorni e provvedere al rilascio del provvedimento entro i successivi 30. Quindi che cosa praticamente, per concludere questa carrellata procedurale, anche il comma 12 nel confermare l'obbligo di pubblicazione tempestiva sul web di tutta la documentazione afferente al procedimento, precisa che soggiace al medesimo obbligo qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività, da parte dell'autorità competente, che tutte le informazioni e la documentazione in questione siano accessibili a chiunque. Quindi, cosa possiamo dire alla luce di questa rapida carrellata sulle novità procedurali, in merito all'articolo 19, che viene molto enfatizzato questo diritto all'accesso alle informazioni ambientali che sono, come è stato più e più volte precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa, tutte quelle informazioni che riguardino lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio, quindi un ambito effettivamente vastissimo, nonché
le attività e le misure che incidono, possono incidere negativamente su tali componenti ambientali. E poi ancora le informazioni che attengono alla salute, alla sicurezza umana e le relazioni sullo stato di attuazione della legislazione ambientale. Perché è così ampio questo diritto all'accesso alle informazioni ambientali? Perché ne ha diritto chiunque ne faccia richiesta, senza dover dichiarare un proprio interesse qualificato ed attuale. Purtroppo, diciamo, il tempo scorre rapidamente. Volevo solo, per concludere questo breve esame sul procedimento di assoggettabilità via, il richiamo a questa sentenza recentissima, già citata, del Consiglio di Stato, che definisce il rapporto tra i due procedimenti, tra il procedimento di screening e quello di via. E si dice che cosa? Che il rapporto tra i due procedimenti, questa definizione mi ha colpito e quindi la voglio riportare anche a voi, appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici, caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria, appunto preliminare, nel secondo definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa. La verifica di assoggettabilità, quindi questa di cui abbiamo parlato adesso, anticipa sostanzialmente la valutazione d'impatto, delibando nell'opportunità sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti, con la conseguenza che l'attività economica libera sulla base della nostra Costituzione non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale. E qui ci ricolleghiamo a quei principi europei di tutela, di protezione, del quinquina paga, di cui abbiamo parlato sommariamente, che abbiamo richiamato all'inizio di questa esposizione. Per concludere proprio questa mia esposizione, voglio solo far riferimento all'agenda per la semplificazione 2020-2023, che diciamo dedica, che è stata diciamo scusate, c'è stato ancora un problema, ecco di nuovo un problema di connessione della dottoressa Iuone, eccola di nuovo, entrata in aula. Prego dottoressa, se riesce ad attivare in questo momento, la dottoressa Iuone deve riattivare webcam e microfono, quindi non la sentiamo, nessuno di noi la sente. Ecco qui, perfetto, Breve perfetto. informazione sull'agenda per la semplificazione che dedica particolare attenzione a questi temi della tutela ambientale, della green economy, di un modello economico sostenibile, proprio perché la transizione verso questo nuovo profilo e questo nuovo aspetto riguarda in larga parte, dipende dalla semplificazione amministrativa, quindi da una maggiore razionalizzazione delle procedure e particolare attenzione è dedicata anche nell'ambito delle attività di sostegno e promozione proprio alla procedura di VIA. Quindi rinvio a una lettura di queste novità contenute nell'agenda 2020-2023, semplificazione per la ripresa, quindi la transizione verso modelli sostenibili passa necessariamente anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative. Vi ringrazio tanto per l'attenzione e do la parola al collega Massimo Puggioni. Grazie. Grazie dottoressa Iuvone, provvedo a proiettare le slide del dottor Puglione. Sì, grazie, grazie, buongiorno a tutti. Procediamo adesso a fare una rapida carrellata, sarà un intervento breve mio con una rapida carrellata su quelle che sono le modifiche degli articoli dal 23 al 27 bis del decreto 152 proprio sulla procedura di VIA. Sono, diciamo, come ha detto anche la collega che mi ha preceduto, diciamo che i principi ispiratori delle novità introdotte dal decreto legge 76 del 2020, dal decreto semplificazioni,
sono, diciamo, volte in generale a favorire la partecipazione, ma a ridurre in generale i termini, a introdurre qualche disposizione per il superamento dell'inerzia, in alcuni casi, e in generale una revisione per renderlo più, diciamo, più, organico e anche più coerente. Qui vi ho riportato, vedete. Tutte le novità che poi andremo a vedere nel dettaglio sono introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazioni al comma 1, dalle lettere I, dalla lettera I alla lettera O. Ogni lettera appunto modifica, vedete, uno di questi articoli, quindi il 23, il 24, il 25, il 27 e il 27 bis. Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 23 che riguardano la fase di avvio del procedimento di VIA, sono stati ridotti i termini per la verifica formale da parte dell'autorità competente da 15 giorni precedentemente previsti a 10 giorni. Quindi entro questi giorni l'autorità deve verificare la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto. Nel comma 4 dello stesso articolo 23 è stato introdotto un raccordo procedimentale che riguarda in particolare i progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il cosiddetto PNIEC, soggetti a VIA. Per ovvie ragioni, diciamo, di tempo tiranno, di scarsità di tempo, non sto qui a rileggervi, non c'è il tempo di rileggere chiaramente tutti i commi e ripercorrere complessivamente tutte le fasi della procedura di VIA. Ho cercato in queste slide di sintetizzarvi quelle che sono le modifiche, riportandovi, vedete in rosso, le parti introdotte, in barrato, sempre rosso, le cose eliminate. Quindi avevamo visto prima. Nel comma 3 da 15 siamo passati a 10 giorni, mentre nel comma 4, che appunto prevede che la documentazione sia immediatamente pubblicata e resa accessibile per la sul sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche e a tutte le amministrazioni che si devono pronunciare sullo studio di compatibilità. Ma è stato introdotto per quanto riguarda tutti i progetti e le opere necessarie per l'attuazione del piano energetico che contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la commissione di cui all'articolo 8, che è appunto la commissione tecnica specifica per le opere relative al piano energetico, avvia immediatamente la propria attività istruttoria. Questo perché mancava un esplicito raccordo tra la fase di, cioè non era chiarito nella precedente versione appunto del testo normativo, quale fosse la tempistica per l'avvio dei lavori della commissione a seguito della trasmissione della documentazione. Quindi è stato operato uno specifico raccordo. Per quanto riguarda l'articolo 24, che è l'articolo che norma e disciplina la fase di consultazione e l'espressione dei pareri, anche qui sono stati ridotti tutta una serie di termini interni al procedimento. Innanzitutto, dunque, il termine di 60 giorni, mi è saltata la slide, il termine di 60 giorni dalla pubblicazione entro cui i cittadini possono prendere visione e presentare osservazioni è rimasto invariato, mentre il termine entro il quale il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute è stato dimezzato da 30 a 15 giorni. Successivamente, quando all'esito di questa consultazione l'autorità competente renda necessar cioè, ritenga necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali della documentazione acquisita, il termine concesso per la richiesta di queste modifiche progettuali è passato da 30 cioè da 30 più 30 a 20 più 20. Quindi precedentemente l'autorità competente entro i 30 giorni successivi poteva stabilire un termine non superiore a 30 giorni, adesso è diventato che l'autorità competente ha 20 giorni di tempo per richiedere all'interessato di integrare la documentazione sulla base delle risultanze della fase di consultazione e l'interessato a sua volta ha 20 giorni, fino a 20 giorni, per ottemperare a questa richiesta.
Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere una dilazione a questi termini, una sospensione di termini per la presentazione della documentazione integrativa precedentemente era previsto fino a 180 giorni, con la modifica del decreto semplificazioni questo termine è stato ridotto a 60 giorni, quindi a un terzo del termine inizialmente previsto. Come vediamo, abbiamo ridotto complessivamente di 15 più 20 più 90, quindi sono 110, 125 giorni, quindi è una riduzione molto, notevole di tutta questa fase, con tutto che i 120 giorni erano semplicemente eventuali. Qualcuno potrebbe anche dire, osservare, che voglio dire, il termine della sospensione ridotto da 180 a 60 giorni si potrebbe ritenere che sia in realtà non tanto come dire, un favore rispetto al proponente, nel senso che questo era un termine che il proponente chiedeva per poter ottemperare alla richiesta di modifiche. Però la ratio è quello che il legislatore vuole, evidentemente, quella di avere un termine certo e di non procrastinare eccessivamente e di non allungare troppo, nemmeno le fasi che in realtà sono legate all'azione del proponente piuttosto che a quella della pubblica amministrazione, perché ci deve essere comunque un termine certo di conclusione di tutta la procedura di VIA che non può andare. Evidentemente può avere una durata troppo elevata, anche se fosse per voglio dire, un adempimento in capo al proponente. Sempre all'articolo 24 è stata eliminata, diciamo, una fase discrezionale dell'autorità competente nella fase di consultazione. Perché precedentemente la dicitura normativa era che nel caso, nell'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, questa frase è stata eliminata. Quindi è stata eliminata la valutazione sul fatto che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico. Si passa automaticamente alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito istituzionale e dispone, che il proponente trasmette un nuovo avviso per il pubblico. Quindi la pubblicazione avviene sempre e comunque, senza bisogno di effettuare una valutazione sulla rilevanza di queste integrazioni. Inoltre, poi, nel termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte dell'amministrazione degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione, il termine per le successive controdeduzioni del proponente è ridotto da 30 a 10 giorni. Nella prima fase il termine per le controdeduzioni era di 15, nella seconda fase, quindi successivamente all'integrazione, è stato ulteriormente ridotto ad appena 10 giorni. All'articolo 25, proprio la procedura di valutazione degli studi di compatibilità, è stata introdotta una esclusione completa per i progetti rientranti nel PNIEC, quindi nel Piano Energetico Nazionale, che non seguono questa procedura, perché poi vedremo è stato introdotto un nuovo comma che specifica espressamente quale procedura si applica a questi progetti. Inoltre è stato introdotto, sempre nel comma 2 dell'articolo 25, una clausola per superare un'eventuale inerzia, perché ci dice che decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente, che sono i termini entro i quali deve essere effettuata la proposta di provvedimento al ministro competente, senza che la commissione competente, la commissione tecnica di quell'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente direzione generale del Ministero dell'Ambiente, entro i successivi 60 giorni, chiede un parere all'ISPRA che deve acquisire entro il termine di 30 giorni e comunque entro 60 giorni dalla scadenza di questo termine trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la conseguente adozione. Quindi, conseguentemente è stata introdotta, diciamo, una nuova disposizione per superare il fatto che la Commissione non si sia espressa nei termini previsti da questo comma, per fare in modo che la procedura possa proseguire comunque. Il ministro, dei termini concessi al ministro per provvedere all'adozione del provvedimento di VIA sono ridotti da 60 a
a 30 giorni, così come i termini per l'acquisizione del parere di concerto del MIBAC, che è stato ridotto da 30 a 15 giorni. Inoltre, quando questi termini sono decorsi, ma vedete nella frase in rosso è stato aggiunto anche che qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 210 giorni a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, il proponente può richiedere, il proponente o i ministri interessati possono richiedere l'intervento sostitutivo, quindi l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri che si esprime entro i successivi 30 giorni. Quindi è stato introdotto un ulteriore, come dire, deadline di 210 giorni, oltre i quali il proponente ha comunque facoltà di rivolgersi al Consiglio dei Ministri per diciamo, chiedere l'intervento, l'approvazione del provvedimento di VIA. Mentre vedete il comma 2 bis introduce tutta una nuova disposizione che riguarda i progetti rientranti nel piano energetico, per i quali adesso non sto qui come dire, ad annoiarvi e a leggere tutto, però la cosa più rilevante è che in questo caso l'adozione del provvedimento di VIA non è più demandato al ministro, ma è demandato alla struttura tecnica, perché demanda, vedete, al direttore generale del Ministero dell'Ambiente di adottare il provvedimento di VIA. Il termine è di 170 giorni in questo caso, però viene devoluto alla struttura tecnica del Ministero. Per quanto riguarda l'articolo 27, che è quello che disciplina il provvedimento unico ambientale di competenza statale, anche qui ci sono state delle modifiche più, diciamo, ridotte. Sono più rilevanti quelle sul 27 bis, quindi il provvedimento unico, il PAUR, il provvedimento regionale. Anche qui, in fase di avvio del procedimento, i termini per la verifica formale sono passati da, per la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo e la trasmissione a tutti gli enti potenzialmente interessati è passato da 15 a 10 giorni. Successivamente è stato sostituito il comma 6, che non introduce particolarissime novità, ma è diciamo un restyling per rendere più chiara la disposizione. Introduce sicuramente un termine di 5 giorni dalla fine della verifica di completezza per l'indizione della conferenza di servizi decisoria, mentre prima genericamente si diceva successivamente, quindi è stato introdotto un termine peraltro molto stretto per l'indizione della conferenza, precisa sempre che si svolge ai sensi dell'articolo 14 ter, quindi in modalità sincrona. E contestualmente l'autorità competente pubblica l'avviso sempre entro i 5 giorni, quindi contestualmente alla indizione della conferenza di servizi, e viene precisato anche che per la durata di 60 giorni il pubblico interessato può presentare osservazioni sia concernenti la VIA e la valutazione di incidenza e l'AIA, ma anche su tutti gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale. Quindi diciamo, la facoltà di presentare osservazioni è ridotta, è estesa un po' a tutto ciò che è coinvolto nel procedimento unico che è volto all'adozione del provvedimento unico ambientale. Il comma 7 ancora è stato sostituito riducendo a 15 giorni dai precedenti 30 il termine assegnato all'interessato per trasmettere le eventuali integrazioni necessarie, 15 più 15, mentre prima era 30 più 30, quindi entro 15 giorni l'autorità competente deve chiedere all'interessato le integrazioni assegnandogli un tempo di 15 giorni. Anche qui, una volta che le integrazioni vengono trasmesse, non c'è più una valutazione discrezionale sul fatto che queste integrazioni siano sostanziali e rilevanti, vengono comunque immediatamente pubblicate sul sito internet e il termine per trasmettere il nuovo avviso al pubblico è ridotto da 15 a 5 giorni. Entro 5 giorni l'autorità competente deve chiedere all'interessato di trasmettere questo avviso e il proponente da 15 giorni il termine che ha per trasmetterlo è ridotto a 10. Vedete, è un po' una sforbiciata a tutti i termini del procedimento. Il comma 8 è stato completamente riscritto, ma anche qui è più una cosa stilistica, nel senso che
Precisa sempre che la conferenza di servizi si svolge in modalità simultanea, quindi in forma sincrona, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 ter. È precisa che per quanto riguarda i progetti utili per l'attuazione del piano energetico nazionale, alla conferenza partecipano il direttore generale del Ministero dell'Ambiente e il direttore generale del Ministero del MIBAC, quindi del Ministero per i beni e le attività culturali. Perché, questo perché, come abbiamo visto poco fa, in quel ca nel caso di progetti per l'attuazione del piano energetico, sono direttamente le strutture tecniche, quindi i direttori generali, che partecipano alla conferenza dei servizi e in quella sede si esprimono. Il termine per lo svolgimento dei lavori della conferenza dei servizi è rimasto sempre di 210 giorni. Anche qui sempre nel comma 8 è stato riportato un'eccezione per i progetti di cui all'articolo 7 bis, comma 2 bis, perché non c'è la competenza del ministro e quindi non c'è una proposta che viene fatta al ministro, ma viene adottato direttamente dal direttore generale. Per quanto riguarda l'articolo 27 bis, anche qui in maniera assolutamente speculare sono ridotti i termini e nella fase iniziale del procedimento la verifica formale e la trasmissione a tutti gli enti interessati, anziché 15 giorni, l'autorità competente ha 10 giorni di tempo. Successivamente l'autorità competente pubblica l'avviso per la durata il termine, diciamo, per la consultazione della documentazione da parte del pubblico interessato è ridotta da 60 a 30 giorni. Successivamente l'autorità competente convoca la conferenza dei servizi che si svolge sempre in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della 241, ma i termini di durata di questa conferenza dei servizi sono ridotti da 120 a 90 giorni. Fin qui, diciamo, sono le modifiche che sono state introdotte in questi articoli che disciplinano la procedura di valutazione di impatto ambientale. Io capisco che come dire, una illustrazione come quella che vi ho fatto possa forse possa aver confuso chi non ha, diciamo, chiarissime tutte le fasi, però, diciamo, troverete sicuramente a disposizione nella pagina del webinar le slide dove ho ritenuto di fare cosa utile nel riportare il testo coordinato anche con le parti eliminate, in modo che vediate immediatamente quali sono state le modifiche con, diciamo, la parte barrata e la parte nuova introdotta accanto. Io a questo punto passerei direttamente la parola all'architetto Liuzzo che entrerà più nel merito dei contenuti degli studi per completare, diciamo, l'illustrazione dell'argomento di stamattina. Perfetto, grazie dottor Puggioni. Lascerei la parola a questo punto alla dottoressa Giuseppina Liuzzo, alla quale chiedo di attivare la webcam e il microfono. Intanto provvedo a proiettarne la presentazione. Prego, dottoressa. Sì, buongiorno a tutti. Sì, grazie. Intanto volevo fare saluti al numeroso, diciamo, pubblico dei colleghi che ci sta seguendo con grande passione, devo dire, non solo per il numero dei partecipanti, ma anche per i quesiti che vedo posti nella chat. Allora, io intanto oggi appunto faccio anche io una carrellata, però richiamando tutte le parti, diciamo, focali della direttiva, della norma del testo unico ambientale, mettendo proprio in evidenza quello che già comunque nella chat è venuto fuori e che già da tempo sosteniamo con i nostri webinar. Qualsiasi modifica o variazione che possa intervenire sui tempi e sui modi dei procedimenti volti ai provvedimenti, siano o meno ambientali, deve corrispondere un assetto organizzativo adeguato.
Intanto diciamo un po' come io volevo strutturare la comunicazione di oggi. Noi ci occuperemo di questa problematica, appunto, della qualità e della completezza degli studi ambientali, proprio a fronte anche dei tempi sempre più compressi della semplificazione. Qualcuno diceva in chat, ma semplificare non significa ridurre solo i tempi. Vero è, come ricordava l'avvocato Iuvone all'inizio, che la direttiva ci aveva imposto, aveva disposto la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti ambientali in maniera tale che tutti gli stati membri con una propria organizzazione mantenessero fede alla tempistica, una tempistica che giustamente andava possiamo dire, a integrare o andava a bilanciare appunto l'esigenza del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per il nostro pianeta e la libertà, e l'espressione appunto della libertà di mercato e di impresa. Allora, questo bilanciamento giustamente deve essere assicurato e deve essere assicurato non solo attraverso la competenza di chi gestisce i procedimenti, e questo è importante, ma anche attraverso la competenza di chi poi fa istanza, quindi degli esperti e degli sviluppatori degli studi. Quindi, in questa prima parte, noi ci occuperemo di tutte le problematiche che riguardano appunto la gestione degli studi ambientali, la qualità dei proponenti e degli studi. E poi ci riserveremo, perché tanti sono stati i tentativi di andare a redigere un format di studi, sia per diciamo così detto articolo 19, sia per la verifica, quindi lo screening, quanto per la valutazione appropriata, dal 1988, il primo DPCM sulla VIA varato in Italia, a seguito diciamo, della prima direttiva VIA dell'87. In cui appunto si dava addirittura, si specificavano molto dettagliatamente i format e i contenuti degli studi. Con le varie evoluzioni, diciamo, sia dal punto di vista comunitario, ma soprattutto dal punto di vista nazionale, questo format via via si è un po' perso, però naturalmente la norma, come la direttiva, sia il testo unico nazionale 152, l'ultimo del 2006, che trae linfa dalla direttiva, in qualche modo dice quali sono gli interventi e le opere da soggettare, quali secondo entro certi limiti dimensionali e criteri rimangono ancora, diciamo, nell'alveo della verifica e della soggettabilità, quali bisogna Dottoressa, appunto assoggettare a via. Sì. le chiedo una cortesia, provi a spegnere la webcam e vediamo se funziona meglio l'audio. Sì, Magari provo. facciamo senza. Vediamo, Sì. sì. Vediamo un attimo, sì. Sì. Posso Provando, è molto parlare? lenta, è problema di Provi a connessione. disattivare proprio la webcam, perfetto. Prego, provi. Sì, Riprenda, grazie. va bene così. Perfetto. Prego, sì. Quindi già la direttiva ha sollecitato, sta andando avanti le slide, se ne mando indietro, che andavano da sole. La direttiva già sollecita la qualità degli studi, le qualifiche, le competenze degli esperti, fermo restando che qualsiasi normativa, qualsiasi quadro di riferimento regolamentare o normativa presuppone appunto alle spalle non solo un'organizzazione, ma l'integrazione di tutte le sue stesse fasi procedimentali. Quindi, per fare un esempio, se avviene un ritardo in una delle fasi o la documentazione non è completa, non solo dal punto di vista dell'avvio dell'istanza, perché quello non dà la procedibilità, e quindi, come si diceva prima, intanto ci sarà un gruppo che verifica la procedibilità dell'istanza, cioè se l'istanza a norma di legge contiene tutta la documentazione per la sua procedibilità, cioè per affidarlo a un gruppo istruttore e valutatore. Quindi già questo è molto importante. Andare a perdere, diciamo, del tempo, per esempio, in Regione Sicilia, noi abbiamo
telematizzato tutto. L'istanza viene inserita in un portale un po' come appunto il Ministero, vengono inseriti tutti i dati in maniera telematica, è tutto georeferenziato, quindi già questo in qualche modo facilita. Ma quello che non facilita invece sono proprio i contenuti di questi studi, che appunto la direttiva modificata del 2014 sollecita non solo dal punto di vista formale, ma soprattutto dal punto di vista sostanziale. E quindi la pertinenza della valutazione, come dice appunto la direttiva, è la capacità di esprimere un giudizio ambientale completo, esaustivo e con le condizioni pertinenti dal punto di vista ambientale derivano proprio da un dettaglio e da una, diciamo, qualità rispondente e adeguata degli studi presentati. E per questo l'Unione Europea, come più volte noi abbiamo visto queste guide, ha emanato delle linee guida, degli studi che sono declinati secondo il processo di VIA, cioè che vanno, scusate, ma le slide sembrano impazzite come se andassero, fossero, ecco, che fossero dotate di vita propria. Allora, a seguito di questa, diciamo, revisione della normativa del 2014, vengono prodotti gli studi, un po' come è avvenuto anche per la valutazione di incidenza ambientale. Se vi ricordate, esiste una guida che aiuta lo sviluppatore passo passo. La stessa cosa è stata fatta per lo screening, quindi quello che noi chiamiamo articolo 19, e lo scoping, quello che noi chiamiamo appunto nella normativa articolo 23, via appropriata, e addirittura un terzo contributo che vi invito a consultare, ma ci ha pensato a tradurlo, come vedremo, il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, lo vedremo tra un po', che addirittura è la guida per preparare un rapporto di VIA. Li trovate ovviamente sul sito del Ministero. Quindi già l'Unione Europea cosa fa? Una volta che emana una, diciamo, integrazione normativa, un aggiornamento di una propria direttiva, contestualmente, cosa fa? Prepara anche delle linee guida appropriate, adeguate all'innovazione normativa. Dopodiché, tutte le richieste che sono state, diciamo, di tipo innovativo introdotte con la direttiva dell'Unione Europea del 2014, sono state declinate anche all'interno del nostro testo unico, il decreto legislativo 152, per cui l'infrazione che è stata comminata all'Italia non è tanto, diciamo, diretta a una non rispondenza di tipo proprio normativo, strettamente normativo, effettivamente poi è stata diretta alla gestione di questo procedimento. Quindi ha toccato appunto il punto nevralgico di cui un po' si sussurra già da stamattina nella chat, che invece è il focus di tutti i miei interventi. Cioè ha toccato quello che è un problema che sta alle spalle di una buona riuscita di un procedimento amministrativo che si traduca in un provvedimento. Tra l'altro, questa complessità della valutazione ambientale è, diciamo, a livello elevato, perché presuppone un robusto gruppo che si occupa della pre-istruttoria, quindi della verifica della documentazione che dà titolo ad avviare l'istanza, ma soprattutto deve essere irrobustita da un gruppo di valutazione a livello nazionale. Si è pensato appunto, si sono le due commissioni o commissione e comitato, le regioni, anche noi in Regione Sicilia ci siamo così organizzati, abbiamo una commissione regionale che appunto fa l'istruttoria e propone il parere al decisore. Quindi tutta la tempistica del nuovo testo unico che è stato appunto aggiornato col 107, ulteriormente aggiornato e modificato dal decreto, cosiddetto decreto semplificazione, tiene conto comunque sia degli step, dei passaggi del processo. Vi ricordo che è un processo che si declina non solo all'interno dei vari procedimenti, quindi dalla verifica e soggettabilità alla via appropriata,
Ma all'interno di un procedimento c'è un microprocesso che deve essere gestito nei tempi e nei modi idonei. E infatti vi ho riportato sinteticamente nelle slide questi, diciamo, focus che sono stati rilevati alla direttiva e anche dal decreto ultimo, come aggiornato dalle 120 del 2020. Infatti, sono le fasi che vi ha declinato il collega. Vi ho segnato sulle slide, vi ho segnalato le innovazioni che sono state inserite. Quindi, facendo un combinato disposto tra le tre comunicazioni, avete una comunicazione unica abbastanza integrata, quella di oggi, ma andiamo avanti. Quindi, una volta che ci siamo anche adeguati dal punto di vista della cosiddetta semplificazione, ricordiamoci che il termine semplificazione è stato introdotto dalla direttiva UE. Tant'è vero che se leggete la famosa relazione che spiega le modifiche apportate, quindi la relazione a supporto del decreto legislativo 104 del 2017, il primo focus che ha dovuto affrontare il decreto legislativo è il termine semplificazione che è stato introdotto dalla direttiva. Quindi, sulla base del tipo di procedimento, voi sapete che le procedure ambientali sono commisurate ai famosi allegati, cioè ai progetti di competenza del Ministero o delle regioni e che siano meno inseriti all'interno della lista delle verifiche di assoggettabilità, a meno che non rientrino in aree sensibili, protette, per cui cambiano appunto i limiti dimensionali. E quindi l'allegato 1 e 2, 1, scusate, 2 e 3 del decreto legislativo e poi di competenza regionale, quindi sia per l'assoggettabilità sia per la VIA. Brevemente oggi riprendiamo, perché poi li andremo a sviluppare nella prossima comunicazione, tutto ciò che diciamo, il vademecum e i contenuti e le informazioni minime che devono essere rese all'interno degli studi, sempre che ovviamente questi studi siano redatti da esperti che dimostrino la propria esperienza e competenza. Anche questo è stato più volte rilevato in tutte le direttive comunitarie, a onor del vero, soprattutto nella direttiva 2014, ma ancor più nel nostro decreto legislativo 152 del 2006, appunto aggiornato alle ultime modifiche. Cioè si rileva si rileva la necessità di avere studi di qualità, esperti competenti, la cui competenza ed esperienza venga addirittura attestata da un professionista terzo, che in genere è il redattore della proposta progettuale. Quindi l'allegato 5 ha i contenuti e i criteri degli studi ambientali per la verifica di assoggettabilità dell'articolo 19. La verifica di assoggettabilità, diciamo, sembra un procedimento più semplice della via appropriata, quindi sia l'articolo 23 quanto il 27 bis nel PAUR che contiene appunto l'articolo 23. In realtà è diciamo, un procedimento un po' più complesso, nel senso che deve indurre il decisore deve condurre il decisore a valutare se ammettere o meno un progetto a VIA. E molto spesso non sono solo le soglie dimensionali che determinano l'assoggettabilità o meno a VIA degli interventi dell'articolo 19. E soprattutto il fattore locale, che è molto importante. Lo vedremo poi nella simulazione che faremo per un fotovoltaico, per un articolo 23 nelle prossime comunicazioni. Quindi lo stato dell'ambiente, il trend, le variazioni che potrebbero avvenire all'interno dell'ambiente, sia locale quanto di area vasta, per effetto della proposta o delle alternative progettuali proposte, sono molto importanti. Cioè, questa fase è dirimente per procedere, appunto, come diceva la dottoressa Iuvone, in quel sistema di cerchi concentrici dove il nucleo centrale appunto è la valutazione
e della risposta dell'ambiente alla pressione eventualmente esercitata. Quindi sono fasi tutte che hanno una loro dignità, autonomia e contenuti che non possono essere scambiabili tra i due procedimenti. Questo è molto importante perché la verifica soggettabilità VIA ha un format, dei contenuti e una gestione anche intellettuale del processo, del procedimento completamente diversa. Quindi molto spesso invece noi troviamo, purtroppo io faccio parte della commissione regionale, cosiddetti copia e incolla, la mancanza delle alternative, situazioni che non conducono il decisore ad esprimersi con la serenità e il bagaglio di conoscenze che è necessario ottenere per ciascuna delle istanze presentate in ordine al layout e ambientale, progettuale. Molto importante che chi sviluppa gli studi conosca non soltanto il procedimento, la procedura, le complessità di tipo ambientale poste in gioco, ma deve conoscere il progetto dalla fase dell'ideazione fino alla fase della dismissione. Questo è molto importante, molto spesso non accade. Dopodiché troverete anche il famoso allegato 7 che invece disciplina i contenuti e lo studio di impatto ambientale all'articolo 22, mentre per l'articolo 19 abbiamo visto che va fatto uno studio di, appunto, di fattibilità ambientale che ha un suo format, una sua articolazione anche in termini di contenuti e criteri. Diverso, come abbiamo visto, sono i contenuti dello studio di impatto ambientale che sono stati normati all'articolo 22 e che sono specificati come contenuti minimi, stiamo attenti, appunto, cioè quello che al di sotto del quale non può essere reso come informazione. E quindi intanto la descrizione del progetto, e vedete che è tutta declinata, e non sto qui ovviamente a rileggerla, però quello che è molto importante, che molto spesso non viene preso in considerazione, appunto sono il comma C, le caratteristiche della fase di funzionamento del progetto. Io decisore devo, non avendo la competenza su tutte, su tutte le tipologie progettuali, devo capire in breve e con molta chiarezza tutte le fasi di funzionamento, dicevamo dall'ideazione fino alla dismissione. La dismissione è anche importante, lo vedremo anche per i fotovoltaici, per gli aspetti appunto che sono inerenti al recupero delle materie. E dopodiché, soprattutto, la descrizione della tecnica prescelta, perché tu, lo sviluppatore deve far capire che rispetto all'ambiente in senso lato, ma quell'ambiente in particolare, io sto ricorrendo a migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi e soprattutto sto riducendo le emissioni impiantistiche. Questo è molto importante perché molto spesso, per esempio, per gli impianti di rifiuti o che non solo producono rumore, ma anche emissioni d'origine, questi aspetti sono molto importanti. Ecco, l'altro punto è la descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto. In nessuno studio si fa un'analisi intanto dello scenario zero, cioè del trend ambientale in assenza della proposta progettuale, come purtroppo non vengono analizzate le alternative progettuali. E questo è sia in termini di tecniche e metodologie utilizzate, ma anche in termini di localizzazione. E questo è molto importante, cioè perché io ho scelto quell'area piuttosto che un'altra, ho analizzato in maniera conducente, adeguata l'intorno, sempre ovviamente che possa rispondere anche all'efficacia economico-finanziaria del progetto. Quindi vanno bilanciati e contemperati questi interessi. E quindi se io non ho ben valutato le alternative, come faccio a fare una valutazione di impatto mettendo a gara più progetti, quindi più tecniche progettuali, più alternative di localizzazione? Come valuto? Valutare significa che ho preso in considerazione scenari alternativi diversi, perché non vado a fare la valutazione di impatto ambientale, appunto, non è chiaramente
è legata a quel progetto in quel luogo, ma è legata a quel progetto con varie alternative per adattarlo alla condizione ambientale, a quel luogo o a quei vari luoghi all'interno di un range o di un'area più vasta. E quindi naturalmente poi questi impatti vanno descritti, qua c'è l'allegato 7, impatti ambientali significativi e negativi del progetto, ma anche quelli positivi. Molto spesso capita che non, nella matrice, diciamo, sintetica degli impatti o comunque nella descrizione, negli studi, non vengono messi, diciamo, a bilanciamento anche gli impatti positivi. È chiaro che un impianto di produzione di energia da ferro, impatti positivi ne rilascia parecchi, probabilmente a parità di dimensione vedremo c'è qualche problema sulla occupazione o, tra virgolette, consumo, poi vedremo la differenza tra i termini di suolo, che va bilanciata, cioè rispetto a un abbattimento delle emissioni e alla decarbonizzazione, che sono impatti positivi, che molto, bisogna andare a bilanciare quelli eventualmente negativi. A noi serve il bilancio, la valutazione di impatto, gli americani la chiamano infatti bilancio di impatto ambientale. Ed ecco che a questo punto, sulla base di queste, diciamo, complessità, che sono state comunque rilevate dal primo, DPCM sulla via, in ordine ad avere un format, dei contenuti minimi, anche dei criteri e anche dei dati, cioè come faccio a organizzare io il sistema dei dati, delle informazioni e degli indicatori ambientali, perché è fondamentale. Se io faccio un intervento, devo raggiungere un obiettivo e quell'obiettivo deve essere dimensionato con un indicatore, ovviamente. La stessa cosa è per l'ambiente. Cioè io nella mia valutazione, nel mio studio di impatto ambientale, quindi anche nella mia valutazione, devo tenere conto di dove parto, dove sto arrivando, come ci arrivo, con quali eventuali impatti, con quali eventuali condizioni ambientali per supportare le pressioni e gli impatti, e quindi mi do degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi specifici di progetto, ma soprattutto ambientali. Quindi gli indicatori li posso solo costruire sui dati. Se non ho i dati, problema che appunto l'Unione Europea ha rilevato anche nella procedura di infrazione. Se noi non abbiamo un sistema di comunicazione e di informazione completo per chi fa gli studi, ricordiamoci che sia la direttiva che il decreto legislativo impongono, dispongono comunque che si possono eventualmente utilizzare risultati di studi già precedentemente svolti, ma se questi studi non sono pubblici, perché lo devono essere, una volta che vengono messi in consultazione, la trasparenza e la pubblicità degli studi e quindi la proprietà pubblica intellettuale è di tutti, perché in quel momento il pubblico aperto è chiamato ad esprimersi, la valutazione che viene pubblicata attraverso un decreto è pubblica, a quel punto sono dati tutti pubblici che abbiamo il dovere di pubblicare, appunto, e rendere disponibili a chiunque. Noi lo stiamo facendo già in Regione Sicilia, tante regioni l'hanno già fatto, l'ha fatto anche in parte il Ministero, ma uno degli aspetti appunto rilevati è la mancanza di omogeneità anche nella pubblicazione dei dati. Magari alcuni dati sono pubblicati, altri no, e invece devono essere pubblicati tutti, perché se c'è un addensamento di proposte progettuali in una specifica area, io capisco che c'è il famoso effetto cumulo, cioè c'è tanta roba su quel territorio e bisogna capire se quel territorio, a partire da una VAS fatta per esempio sul piano regolatore generale, possa supportare e sopportare quelle pressioni, o comunque se tutti i progetti che sono stati approvati hanno delle condizioni ambientali in ordine a cosiddette mitigazioni e compensazioni che mantengono lo stato dell'ambiente in condizioni abbastanza, diciamo, decenti o buone, e che non lo abbiano in qualche modo alterato.
o che non si possa incorrere nel cosiddetto danno ambientale, perché quando si rilascia un provvedimento finale bisogna tenere la conta anche di tutti questi effetti cumulo e se questi effetti cumulo possono dare origine a un danno ambientale. Quindi anche da questo punto di vista, chi sviluppa, chi valuta, chi decide, e non sono tutte e tre le stesse, diciamo, gli stessi soggetti, deve tenere conto di tutte queste indicazioni che provengono sia dalla direttiva che dalla normativa. Quindi la semplificazione che giustamente viene sollecitata dall'Unione Europea deve essere supportata da format e contenuti e informazioni coerenti, portali di gestione dei procedimenti adeguati e soprattutto uffici che siano strutturati per tutte le competenze che sono necessarie a rispondere a queste tre fasi, quindi istruttoria, valutatoria e decisoria. Finalmente, sulla base delle linee guida che abbiamo visto, quelle tre europee che abbiamo visto sulla VIA, altre le hanno fatte per gli altri procedimenti, l'SNPA, che è il Sistema Nazionale della Protezione Ambientale che mette insieme le ARPA regionali e l'ISPRA, ha già prodotto una buona traduzione delle linee guida appunto europee, quindi il documento per lo studio di impatto ambientale. Questo documento nasce appunto dalle disposizioni del decreto legislativo 104-2017 che ha modificato appunto 152-06, dove si dice appunto che non solo l'Unione Europea ha sollecitato appunto la redazione di linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento e alla valutazione di impatto ambientale. Sto finendo, vi lascio lo spazio che venitate. Questo documento lo vedremo nel dettaglio come si applica la prossima volta. Vi lascio qui appunto che scorrono le tematiche che vengono prese in considerazione, l'indice di questo documento. Vi invito ovviamente a consultarlo, ve l'abbiamo messo anche in linea oggi. E soprattutto vi anticipo che la parte più applicativa verrà per punti, certo non tutti, non c'è lo spazio per farlo, messo diciamo a disposizione col prossimo webinar. Cioè noi prenderemo una simulazione di impianto fotovoltaico di una certa dimensione in una certa località per applicare punto punto e per dare appunto gli indirizzi dello svolgimento di questo studio che viene in qualche modo indicato nei suoi punti fondamentali dalle linee guida del sistema nazionale. Io vi ringrazio e vi esorto a leggere questi tre interventi in maniera coordinata e integrata perché insieme rispondono a tutte le novità e a tutte, diciamo, le ulteriori, diciamo così, complicazioni, comunque compiti che ci sta affidando la semplificazione. Vi ringrazio. Dottoressa Liuzzo, allora abbiamo ancora qualche minuto, non so se i relatori vogliono rispondere a qualche domanda posta in chat dai partecipanti. Qualche domanda è stata appunto Sì, non ci portata sono. nel posto domande, potete leggerle da lì. Prego. Sì, io ho visto tra le prime domande, Massimo, vuoi No, rispondere tu? vai, 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 poi vediamo, eventualmente intervengo, vai. No, così alcune domande iniziali, mi dispiace per questo problema dell'audio, sposto ulteriormente il microfono. Una domanda pone, dice l'articolo 19 prevede 5 giorni per le integrazioni, sono giorni lavorativi o consecutivi? L'articolo 19,1 sarebbe il comma 2, dalla ricezione dello studio ambientale chiaramente sono giorni consecutivi perché laddove ci fosse un diverso criterio per il computo del termine sarebbe precisato all'interno della norma, quindi vale il brocardo
modo tradizionale che Dio sta con un computator e quindi i giorni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della richiesta. Poi dopo un altro che riguardava l'articolo 19,12, l'articolo 19,12 tutta riguardo alla necessità della pubblicazione sul sito praticamente internet istituzionale della documentazione afferente al procedimento. Mi sembra che la disposizione sia estremamente chiara e lineare nella definizione della pubblicazione delle informazioni raccolte proprio per garantire la massima condivisione dei dati in materia ambientale. Avevo visto anche un'altra domanda che riguardava l'accesso alle informazioni ambientali. Certamente, ecco, la normativa di riferimento, io ho fatto un richiamo piuttosto veloce perché è una tematica molto importante che andrebbe approfondita ulteriormente, è quella del decreto legislativo numero 195 del 2005 che ha dato attuazione proprio ad una direttiva comunitaria sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Do la parola all'ingegner Puggioni per eventuali ulteriori. Io ho visto qualche domanda dove si chiedeva, insomma, qualche chiarimento su quello che può essere il contenuto della verifica formale, quindi cosa si intende per adeguatezza della documentazione. Perché voglio dire, i termini che il legislatore ha ulteriormente ridotto con questa modifica sulla verifica formale, che vanno dai 5 giorni nella verifica di assoggettabilità a 15 o 10 giorni per le procedure di VIA, e chiaramente sono dei termini molto ridotti. Allora, che cosa si deve andare a fare? Si deve andare a fare un controllo sulla completezza più che altro formale della documentazione, quindi verificare che ci siano gli elaborati che ci devono essere sulla base. Molte regioni hanno anche delle checklist, su questo sicuramente la collega architetto Liuzzo meglio di me può voglio dire, spiegare la completezza anche sulla base proprio degli elenchi delle documentazioni. Non possiamo pretendere di entrare nel merito come dire, delle scelte progettuali e di fare valutazioni che poi, per cui c'è tutta la procedura, voglio dire, per entrare nel merito, ma dobbiamo controllare che almeno dal punto di vista formale ci sia tutto, che sia tutto leggibile, che sia firmato dove deve essere firmato. Non so, Gisella, tu su questo sicuramente hai le idee magari anche più chiare rispetto a me sulla completezza della documentazione. Però non ti sento. Non ti sentiamo, forse hai disattivato l'audio. Sì, vedo che c'è il microfono. Dottoressa Liuzzo deve attivare il microfono, ha il microfono per Sì, il adesso l'ha attivato, microfono. ma vabbè, non lo sentiamo. Boh. Poi vediamo. Poi un'altra domanda chiede: come fanno i proponenti a rispondere alle richieste di integrazione entro soli 15 giorni? È praticamente impossibile allorquando l'autorità competente richieda nuove analisi, modellizzazioni e studi complessi. Il termine ordinario è quello di 15 giorni, ma in realtà in tutti questi articoli che hanno anche dei termini leggermente diversi, è prevista la possibilità per il proponente di chiedere una dilazione, quindi un termine più lungo per presentare le proprie integrazioni. Poi Sì, ne ho letto si è riattivato altre, ma in l'audio. realtà Mi poi. sentite? Ah, eccoti, ecco. Sì. Sì, eccomi. Ma No, vai no, via. mi è sembrato brutto non poter dare risposta. Allora, sì, sia sul sito del Ministero che sui E siti vai via. regionali, e tante regioni l'hanno fatto. Sì, mi sentite? Non bene, Gisella. Non Proviamo bene, a trarre. è Io molto a non so scatti, cosa. forse proprio perché ci Sì. sono due video attivi.
Vabbè, magari Sì, rispondiamo posso con spegnere il calma mio comunque per video? iscritto e le mettiamo tanto Sì. sulla pagina del webinar, le risposte per iscritto anche alle domande a cui non abbiamo risposto. Io forse mi fermerei anche qui in questo momento, non Sì, sono tante le domande, si quindi con ferma così, calma dico. rispondiamo. Sì. Perfetto, vi ringrazio. Va Allora, a bene, come questo punto volete, per sì. me non c'è problema. Grazie. Perfetto. Allora, anche perché sono ormai quasi le 11:30. Allora, io ringrazio Grazie tutti e a voi. tutte. Ricordo che la registrazione di questo incontro e le slide saranno messe a disposizione nel pomeriggio sul sito di Eventi PA, sulla pagina appunto dedicata all'evento. Ricordo che per quanto riguarda l'attestato di iscrizione, questo viene rilasciato a quanti hanno seguito almeno il 20% della durata del webinar e gli attestati saranno a disposizione sempre nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA e sono scaricabili autonomamente dalla voce I miei eventi. Naturalmente anche le domande nei prossimi giorni con le relative risposte saranno a disposizione sempre sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata appunto all'evento. Quindi ritroverete le domande con le risposte, naturalmente anche le risposte che non sono state date, praticamente le ritroverete sul sito di Eventi PA. Allora, io ringrazio tutti e tutte, ringrazio naturalmente il Massimo Pugioni, la dottoressa, il dottor Massimo Pugioni, la dottoressa Giuseppina Liuzzo e la dottoressa Carmen Iuvone. Grazie, grazie a tutti e a tutte. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Arrivederci a tutti.